La sovranità appartiene al popolo, questo dice la Costituzione, che la esercita appunto nei limiti, eccetera. Quali sono questi limiti? Come la può esercitare un popolo la Costituzione, la sovranità? La può esercitare esclusivamente in un modo: con il voto. Abbiamo votato. Il Movimento 5 Stelle ha stravinto, ha trovato una quadra con la Lega, piaccia o non piaccia, ma non sono affari che devono riguardare il Presidente della Repubblica, non si deve mettere in questa roba qua, minaccia e reazione. In questo paese, se ricordi, questo principio, la sovranità appartiene al popolo, dicono che sei eversivo, mi attaccano queste frattaglie del Partito Democratico dicendo che attacchiamo, ma veramente dovrebbero ringraziarci tutti gli italiani, anche coloro che votano gli altri, perché siamo riusciti in questi anni di impegno enorme ad incanalare una rabbia e un'indignazione sacrosanta del popolo italiano in un percorso di democrazia, di partecipazione, di bellezza.